sulla manifestazione che organizziamo come comitato CONI Viterbo unitamente al comune di Viterbo, e che abbiamo denominato Eroica, un nome forte, una dimensione forte che si ripeterà, perché questa manifestazione la ripeteremo anno per anno. Questa è la prima edizione del 2013 e poi miglioreremo sempre anche negli anni successivi. Perché abbiamo voluto questa manifestazione? Praticamente è un momento importante per lo sport viterbese, perché abbiamo riunito nelle piazze e nelle strade di Viterbo 30 federazioni sportive. Forse è la prima volta in assoluto che questo si verifica, e devo ringraziarle perché hanno accolto il nostro invito con entusiasmo, e ciascuna di esse ha predisposto un programma di attività che attraverso il quale daranno dimostrazione dei propri sport, ma nello stesso tempo inviteranno i cittadini che saranno presenti tra sabato e domenica all'interno del centro storico di Viterbo a partecipare direttamente ad alcune attività. Vedrete, avrete la possibilità di vedere, soprattutto nel largo Benedetto Croce, una serie di strutture importanti. Abbiamo addirittura siamo riusciti a portare dei cavalli, e questo grazie alla Federazione del Turismo Equestre, che ha collocato con Sebastiano Iaschi una struttura di 10 metri di diametro, con tutta una recinzione, una struttura di copertura per i cavalli, e sarà possibile per chiunque provare anche il battesimo al cavallo con gli istruttori che loro porteranno. Succederà anche questo. Avremo anche una dirigenza sempre messa a disposizione dalla Federazione Turismo e Sport Equestri, che girerà per le vie e porteranno i cittadini anche da un punto all'altro della manifestazione. Avremo anche l'arrampicata sportiva, questo grazie al comandante dei Vigili del Fuoco, che collocherà questa struttura alta 8 metri con l'assistenza dei vigili istruttore dell'arrampicata sportiva, e quindi anche i bambini potranno imbragati provare la sensazione di trovarsi a una certa altezza. Abbiamo il baseball sindaco, una struttura gonfiabile che permette di battere con la mazza, e magari scopriamo qualche fenomeno, perché il baseball ha bisogno di avere dei battitori eccezionali, insomma, e tante altre, la danza sportiva, chi sa di tango, di samba o rumba potrà scendere e divertirsi con gli istruttori della scuola di danza sportiva, la ginnastica ritmica e l'artistica, insomma, la scherma, ecco, da come vedete dal programma vedete quali discipline sportive sono. Qual è il significato di tutto questo? È proprio il fatto di avvicinarsi come mondo sportivo viterbese alla cittadinanza, per far capire quale effettivamente sia la presenza, lo sforzo notevole delle nostre federazioni, che anche per loro è un momento di crisi, forse lo è sempre stato. Io ho lavorato 35 anni nel CONI, non mi ricordo un momento florido, forse ai tempi del Totocalcio, quando si incassavano migliaia di milioni ogni settimana, e quindi c'era proprio una distribuzione a pioggia. Oggi è così, ma nonostante tutto, secondo me lo sport rappresenta il più grande mondo di volontariato, tolto l'attività agonistica, professionistica, tutto il resto dilettantistico esiste solo perché i nostri dirigenti si tassano e pagano per fare l'attività agonistica. Ecco, quindi questo lo vivremo, vedrete anche come siamo organizzati, ogni piazza ha il suo service, ci saranno delle musiche, fitness a tutto andare, palestra a cielo aperto, per 2 giorni, grazie, abbiamo visto anche che le condizioni meteo ci favoriscono, quindi come? E mezzo, sì, perché cominciamo, questa è la cosa che mi tenevo per ultimo, cominciamo venerdì sera col pugilato, quindi Piazza Unità d'Italia, sistemeranno un ring, ci saranno 7 incontri di pugili dilettanti delle scuole di Tarquinia, di Umbra, vengono anche da Roma, quindi una bella serata di pugilato. Però domani nella sala regia organizziamo un convegno che per me è un momento molto importante, perché
con il tema sull'attività motoria adattata per l'allontanamento dell'invecchiamento, cioè praticamente si rivolge alla terza età, ai cosiddetti anziani che io ho sempre definito superadulti. Verranno docenti da Roma, verranno anche 90 superadulti da Roma con due pullman. Abbiamo invitato attraverso l'assessore Fersini diversi circoli anziani di Viterbo che potrebbero essere presenti. Questo è un progetto, signor Sindaco, che secondo me dobbiamo sposare, perché non è la ginnastica dolce che normalmente si fa ormai dappertutto, ma è un'attività veramente motoria con impegni, per quanto sono tutti ultra settantenni, e vedrete l'impegno che mettono anche in momenti proprio di attività sportiva vera, e hanno tutti riconosciuto loro che grazie a questo sono tornati a vivere. Quindi è un'attività che ritengo sia la più importante. Ecco, io vi ho raccontato, ho inserito anche nella cartellina un manifesto che raccoglie le iniziative che il CONI farà tra il 2013 e il 2014, e poi ci saranno delle sorprese in itinere, perché cercherò di portare a Viterbo grandi manifestazioni a carattere nazionale. Sicuramente ve ne dico una: nel 2015 avremo il campionato italiano assoluto di scherma, l'equitazione all'interno della SMAM, nell'hangar, l'utilizzerà per tutte le manifestazioni indoor nazionali, perché da Bologna a Palermo non esiste una struttura simile, l'hanno scoperta perché io ce l'ho accompagnati, e ora hanno fatto un accordo con la SMAM. Le grandi gare indoor invernali italiane e internazionali si faranno a Viterbo. Ecco, allora stiamo prendendo piano piano, conquistando terreno per far sì che lo sport viterbese sia più alto di qualità, e anche la città e la provincia naturalmente ne assuma dei valori qualitativi. Io vi ringrazio per la presenza, spero di incontrarci in altre occasioni importanti come questa, per chiarire sempre l'attività che come delegato CONI e CONI di Viterbo vorremmo mettere in atto. Grazie.